La Stellitaro Mendicante è un'opera di Francesco Provenzale, è un'opera che molto molto raramente eseguita ed è un gran peccato che non sia entrata in repertorio perché io la considero una delle più belle opere del Seicento. È un'opera che stilisticamente possiamo collocare a metà strada fra l'opera di Cavalli e quella di Alessandro Scarlatti. Abbiamo varie sfumature dal recitativo all'arioso, alla piccola aria, all'aria un po' più grande, poi abbiamo naturalmente duetti, un coro finale. Io mi sono innamorato di quest'opera una quindicina d'anni fa, è stata l'opera con la quale io ho debuttato a Bruxelles e con la quale ho aperto la mia carriera internazionale ed è un amore che mi è rimasto nel cuore per parecchi anni e appena ho avuto la possibilità di presentarla al pubblico di Innsbruck, ho colto l'occasione al balzo, naturalmente. Pour moi, c'était en tant que metteur en scène passionnant parce que je me retrouvais avec une partition très riche, mais aussi un livret extrêmement mouvementé avec toutes les scènes de genre à réaliser. La Stellitaura a cette force dans ce livret parce que elle est inspirée d'un personnage existant, Giulia Di Caro, qui avait non seulement le talent d'être la première cantatrice qui a interprété le rôle, mais qui était aussi une excellente actrice et qui était surtout la directrice du théâtre qui a commandé l'opéra. I get a lot of joy from singing these boy parts because I get to run around the stage, I get to be very physical. But this character, Stellitaura, has all of the benefits of all of the roles I've played, all of the trouser roles I've played, but she's also a woman. So there's the two parts to her. There's the feminine part, the part where she's in love with this man, but then there's also this very strong part where she's willing to fight to the death on his behalf. So the role itself personifies this very modern woman from an ancient time. And so those two things combined have made it a really wonderful experience. La particolarità più interessante forse di quest'opera è che il ruolo di basso buffo recita innanzitutto in dialetto calabrese, un dialetto molto difficile da decifrare, ma tutti gli interventi di Gian Pietro non sono nello stile tipico dell'opera barocca degli anni 70 del Seicento, ma sono nello stile della musica folcloristica di quell'epoca e quindi ci danno uno spaccato proprio sull'altra faccia della musica napoletana che poi si integra benissimo con il barocco seicentesco di Provenzale. Gian Pietro mi ha divertito moltissimo, ma non soltanto mi ha divertito, mi ha arricchito molto, perché ho dovuto studiare una parte di dialetto che non conoscevo, però per certi versi alcune melodie sono molto molto moderne. Poi io rimando il tutto ovviamente alla visione dell'opera che da sola si spiega, da sola riempie e da sola diverte. Pazienza, camarada, non fare mormorizzo.
pigliati, prendi i denti, nubalizzo. Fermezzo, 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 che spiro insensato, lo scorgo assolutamente. Es ist das alte Thema um Liebe, um Streit, um Rache, so ist ja auch der Titel. Und letztendlich ist er am Ende so konfus, dass Amillo eigentlich durchdreht. Und also mich reizt die Figur in der Hinsicht, weil ich kann Farben in meiner Stimmlage als Countertenor bedienen in allen möglichen Facetten. First thing you've got to really know about the role of Armidor is that it's really high. The tessitura is very, very high. I sing about four or five B's and B flats in there, and each one has to have a specific color, sometimes in voix mix, sometimes in head voice, sometimes with full body. And that's the real challenge of it, is trying to find all these different beautiful colors to produce something special within the role. Appino le ferite per cagion del mio tesor, per cagion del mio tesor. Il mio carattere è un principe che è in preda delle passioni fortissime. È capace di grandissimi furori, come è testimoniato anche dalla forma musicale di alcune arie con delle colorature velocissime, quelle delle proprie tipiche arie di furore del barocco, e delle arie invece dove esprime il suo dolore intenso, nelle quali viene richiesto di cantare su una tessitura medio-alta con una mezza voce e diciamo quindi tecnicamente questo ruolo è veramente, veramente impegnativo perché richiede molto al cantante. Crudo velen, se tu l'uccidesti, più fiero rendesti del mio dolore. Grazie, mi sembra che il sentimento alla fine va bene così. È stato un grandissimo piacere poi poter avere qui con me ad Innsbruck l'Accademia Montes Regalis. È il gruppo che io considero proprio la mia orchestra. Per me è molto importante avere naturalmente la massima qualità possibile e con questo gruppo ce l'ho, ma anche un'atmosfera di lavoro serena, rilassata, senza tensioni e con anche una buona dose di divertimento e di buon umore. Ma chi è? Ma stiamo scherzando che si può finire un'opera così? Fine! Tornate in cucina, va. Tornate in cucina, si può ammassare un pubblico a così. Scusate. Maestro, facciamo un altro finale, va? Sipario? Dacio sangue per dito non aio, dacio sangue per dito non aio, dacio sangue per dito